Presidente, 40 anni del Monzino, un'emozione? Beh, certamente. Io non ho passato tutti i 40 anni, ancorché l'età ce l'avrei. Sono arrivato qui nel 2008 e devo dire che è una grande emozione, perché come il Monzino, nato allora dall'intuizione del cavaliere Italo Monzino e dal professor Cesare Bartorelli, e il Monzino nacque per affiancarsi alla sanità pubblica, non per far concorrenza o quant'altro, ma proprio per dare una mano alla società in generale, e in particolare allora a Milano, alla Lombardia e quant'altro. 40 anni quindi sono stati molto intensi, 40 anni di successi, 40 anni in cui, prima ho citato la Lombardia, ma 40 anni in cui il Monzino da istituto regionale è diventato anche un istituto a livello internazionale, non per altro recentemente, come sicuramente avrete visto, Newsweek l'ha citato come 17° ospedale specializzato nella cardiochirurgia e 20° nella chirurgia nel mondo. Quindi, insomma, essere presidente di un istituto di questo genere è importante, ma è ancora più importante avere del personale di tutti i livelli, dagli infermieri, ai medici o quant'altro di questo livello, è così affezionato a questo istituto, veramente, insomma, oggi è la festa più del Monzino, è un ringraziamento a tutti i dipendenti che nel tempo si sono succeduti qua all'istituto. Molto milanese, che parte attraverso la generosità di un imprenditore che si radica in una zona periferica di Milano, quindi con un atto di coraggio, e che vuole essere certamente una presenza in questo quartiere a Ponte Lambro, ma ovviamente considera il suo dovere di essere una risorsa per tutto il paese. Mi pare che l'atteggiamento sia un atteggiamento estremamente giusto, prima di tutto di mettersi a disposizione. Da questo punto di vista è un caso quasi unico, è un po' come un po' nel loro slogan, l'ospedale del cuore dei milanesi, lo è sempre stato, io mi auguro che continuerà a essere. Sono 40 anni di grandi successi che vengono confermati anche dalle classifiche internazionali, come al vertice fra gli ospedali specialistici in Europa, e soprattutto è un buon esempio della complementarietà che esiste in Lombardia tra la sanità pubblica e privata. Il merito è ovviamente del grande capitale umano, della grande capacità di tutte le persone che lavorano qui, e quindi penso che sia giusto festeggiare insieme questi 40 anni in previsione delle ulteriori, diciamo, incrementi, allargamenti sia tecnologici che strutturali dell'ospedale stesso.